Ciao a tutti ragazzi, sono Ren e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Technic Pack. Allora, in questo episodio, dopo molto tempo, non mi ricordo più cosa dovevo fare. Però, a giudicare dall'inventario, avrei dovuto posizionare la Batbox. Quindi, cominciamo a posizionare la Batbox in questo modo, col puntino verso ho già sbagliato. Qua andava messa. E va messa col puntino verso dove vogliamo che esca la corrente, per cui sul cavo, così. È perfetto così. Va benissimo. Allora, adesso dobbiamo rimettere la cobblestone qua. E mettiamoci il generatore sopra. A posto. Poi qua andremo a chiudere con dei wooden panel, semmai, che adesso non abbiamo neanche la sega per farli. Quindi rimettiamo un po' di carbone qua dentro, giusto poco poco, giusto per caricarlo. E vediamo qua. Non avevamo un altro Claystar. Forse si era riempito? No. Sbaglio di sicuro. No, eccolo qua, bello vuoto. Allora, sicuramente dovremmo fare diamanti. Che situazione siamo come diamanti? Quindi ce ne abbiamo. Abbiamo del silver, sì. Quindi andava fatto così. Prendiamo due diamanti e del vetro che dovremmo avere qua dentro. Giusto 6, 12 dobbiamo prenderne. E facciamo dei glass fiber cable. Si fanno in questo modo mettendo del vetro sopra e sotto, due diamanti al centro e del silver messo così. Si possono fare anche con la redstone, faccio vedere, però ce ne dà 4, mentre col silver ce ne dà 6. Perfetto. Cancelliamo. Andiamo a vedere la prossima cosa che ci servirà. Ci serviranno dei solar panel che si craftano in questo modo: due electronic circuit, coal dust, vetro e generatore. Cominciamo a fare il generatore. Qua dentro non avevamo mica niente, vero? No. Però facciamo lì che mi trovo meglio. Generatore si fa con una fornace. Prendiamo della cobblestone. Cobblestone, come la posso fare? Così, prendendo questo, 216, perfetto, e prendendo della cobblestone. Non ce l'ho fatta imparare. Benissimo. Prendiamone un po' di stack che ci serviranno sempre. Cioè, sempre per modo di dire, perché poi, tra parentesi, l'andremo a buttare via a fonderla per fare i diamanti, però per adesso ci serve. Allora, craftiamo la nostra fornace che dovremmo far diventare Iron Furnace, che mi pare si faccia. Com'era l'Iron Furnace? Così, perfetto, ho sbagliato. Serve meno ferro, meglio ancora. Iron Furnace, poi per fare il generatore serve Iron Furnace, e tre di questi e una batteria. Tre di questi e una batteria. No, ho sbagliato, l'ho fatta lì. Vabbè, la batteria si fa un copper cable, due tin, no, quattro tin messe così e della redstone. La glowstone no, via. Della redstone. Perfetto, così abbiamo la nostra bella batteria. Adesso craftiamo il generatore che si fa in questo modo. Come abbiamo già visto prima. Perfetto, generatore. Mettiamo a macerare tre pezzi di carbone. Perfetto. E dovremo fare generatore, due electronic circuit, quindi un altro pezzo di redstone. E no, ci manca del copper. No, il copper ci manca. Oh. Ce ne abbiamo talmente tanto qui che. Perfetto. E
due electronic circuit, che ovviamente non ho sbagliato a craftare perché mi serviva più redstone e meno quelli lì. Prendiamo un po' di redstone e prendiamo uno stack di carbone. Mettiamo in ordine la cesta in questo modo e convertiamo il carbone in redstone. A posto, ci vengono un bel po' di stack di redstone. Almeno non abbiamo più il problema. Facciamo ancora un electronic circuit e redstone qua e qua, qui no. E iron, refined iron. Poi mettiamo, andiamo a prendere questi. Ce li facciamo imparare se ci riusciamo. Non sono compatibili, perfetto. Prendiamo tre pezzi di vetro. E così. Così e così. Solar panel. Perfetto, abbiamo il nostro pannello solare che dovremo collegare con il glass fiber cable. Perché? Ah no. Sembrava di averci qualcuno dietro. Perché? Per adesso, diciamo, queste corte distanze qua non cambia niente. Sì, vabbè, consumiamone un po' meno, eh. Queste distanze corte così non, diciamo, non cambia niente. Però se dovremmo fare, tipo, delle distanze più lunghe, già da quell'albero metti a quell'altro albero. E se facciamo con i copper cable, consumiamo del. Cioè, la corrente, diciamo, si disperde. Non diciamo si disperde, per cui viene persa della corrente. E questo a noi non va bene, dato che ne abbiamo già poca. Adesso dovrebbe essere notte, quindi non si carica. Oh. No, forse ho sbagliato. Sì, in effetti ho sbagliato. Devo fare così. Mettere questo qui, che si collega, e metterlo qua. Almeno qua ci arriva anche la corrente dal generatore. Ok, più che perfetto. Andiamo a dormire, almeno ci passa il. Aspettiamo, tanto. Almeno passa il tempo. Allora, la cesta con le cose da fare era questa. Allora, togliamo tutta sta roba e vediamo di smistarla al suo posto. Finiamo con la power furnace. Allora, vediamo di fare un iron chest. Ce l'abbiamo già la chest. Diciamo contenere, anzi, facciamola di copper, tanto non ce ne servirà, cioè non ne avremo molto. Questa qui sarebbe la cesta che poi voglio far diventare delle cose che bisogna finire. Che potrei. Oh, che lag! Perfetto. Che metterei proprio. Qui ci va questo qui. Qua in teoria non dovrebbe dar fastidio. Perché non dovremmo mai venire qua. Allora, vediamo di metterci tutta la nostra roba, tipo medaglie. Tipo questo. Il tritap no, questi due, questo che non so manco più cosa ci servirà, basta, rileve, no, buon, prendiamo il resto e qua ci dobbiamo ancora mettere qualcosa tipo il divining rod, no, vabbè, e tutta questa roba qui allora rimane di qua, diciamo la roba della EE. Che sarebbe equivalente exchange e tutto il resto ce lo mettiamo via. Allora mettiamo via tutta sta roba qui che non ci serve. Via. Poi questi qua di l'ossidiana dove l'ho messa? Ma ce l'ho fatta imparare l'ossidiana. A quanto pare no. Oh. Povera gallina. Cattivo.
E mettiamo via. Ossidiana, dicevo, non l'ho mica messa di qua. No. E via l'ossidiana, la sabbia, la wrench, il copper cable, il tri. Ma la cesta piena. Molto. Quindi vediamo di fare degli upgrade. Allora, iron to. No, normal to non esiste. Oh, peccato. Io provo a farla lo stesso, magari. 6, 7, 8. No, così. Neanche 9. Almeno, perché. Dopo è stata implementata, non so se magari non proprio, o magari non è stata segnata, infatti non è segnata. Normal to iron. Comunque, forse c'era. Normal. Ecco. Normal chest to iron e to copper, quindi c'era. Sono io che sono accecato, che non l'ho vista. E abbiamo, quindi, la cesta si è divisa automaticamente. E abbiamo tutta la nostra roba che si è trasferita da una parte di qua e da una parte di là. Mettiamo via. No, il ferro non va di qua. Va di qua. Prendiamo questi. E li mettiamo di qua. Riprendiamoci il nostro legno, i bastoncini. E mettiamo via questa qua. Basta. Dato che non ci basta, ne facciamo un altro di upgrade. Direi di trasformare. Di trasformare niente. Perché abbiamo il cleanser qui con 5.000 di energia. Questo si può fare. Diciamo imparare. In teoria sì. Sì, infatti. Quanto vale? 82.000. Prima che ci arriviamo. Perché volevo farne uno. Però. Prima che ci arriviamo a 82.000, ne passerà un po' di tempo. Allora, dovevo prendere del ferro, perfetto. Ferro, ne prendiamo quello che ci viene. 21, ma che schifo! Cioè, niente. Pensavo tipo 2-3 stack. Caro, eh. E così, ne facciamo un altro di upgrade da Iron to. Anzi, ne facciamo altri due, dato che abbiamo la possibilità. E basta. L'altro lo mettiamo qui. E ci trasferiamo questa roba qui. A posto. L'altro lo mettiamo qua. E di qua prendiamo. Ah, beh. Si è già divisa, diciamo, Towncraft. Quindi direi di non dividerla. Quindi direi di prendere materiali grezzi e metterli di là, giusto perché ne abbiamo la possibilità con due ceste. Via. E tutto il resto di qua. A posto. Adesso, dentro lo zainetto cosa abbiamo? Niente. Direi che adesso possiamo dormire. Perché non abbiamo più niente da fare, almeno aspettiamo che diventa giorno e il nostro solar panel nel suo piccolo ci farà un po' di energia, giusto poca poca perché è quello low voltage, no, nemmeno quello di base. Adesso dovrebbe funzionare, infatti. Normal. Perché non scende la fame? Boh. Sarò abituato a Minecraft, le nuove versioni. Direi di fare, perché è ancora presto, un altro. Come si chiama? MK1 o 2? MK1 2. Vabbè, com'è? Collector. Collector. Perfetto. Si fa con. Vediamo di fare. Scherzavo. Vediamo di fare questo blocco di diamanti, fornace e glowstone. Nelle nostre possibilità. Blocco di fornace. Blocco di fornace mi sembra un po' strano. Blocco di diamanti, fornace e glowstone.
Diamanti 9 ce li abbiamo. Per chi non lo sapesse, la rotellina per spostare gli items così velocemente. Glowstone dovremmo averne qui. O qui. Non abbiamo di glowstone. Sul serio? Sì, un pochino. Ce ne servono 6. Non ci arriveremo. Che fortuna che abbiamo, eh. Questo, sì, 1536. 1536 diviso 4. Vabbè. Anche se sprechiamo un po' di energia, quanto ne... 1500 abbiamo detto. Sì. Ma va. Ci aggiungiamo mezzo stack di redstone e siamo a posto. Spero. Via, via. Ah, ma guarda che per così poco. 400. Ah. Perché? Ma era 3000. Ne prendiamo un altro, già ci siamo. E io che stavo ancora a vedere. Vai via. E io che stavo ancora a vedere se ce la facevamo o no. E mettiamo via questo, che lo trasformiamo. Vabbè, mettiamo via lo stesso. E facciamo il nostro. L'altro MK1. Allora, guarda un attimo una cosa. Calcolatrice, spostati di qua. Prima di farlo vorrei vedere 1536, 1536 per 6 più, questo vale 1 più 73.000, 73.728 più, questo vale 8, 8 uguale 82.953. E questo 82.953, sì. Volevo vedere perché, avendo scoperto quella cosa dei... mettiamolo qua per il momento. Quella cosa dei lingotti d'oro, ero indeciso se... cioè, non sapevo se veramente, c'era un costo più elevato a farlo, tipo questo che vale 1.536. Cioè, 1536 diviso 4 dovrebbe 384. Perfetto. E via, ci è. E collector. Ecco, telefono che suona. Risponderà qualcuno. Adesso dobbiamo fare il... aspettate che rispondo un attimo, eh. Ok, scusate, non ho fatto a tempo lo stesso. Stavo dicendo che dobbiamo farci un condenser. No, com'era? L'altro. Il relay. Relay. Che si crafta con blocco di diamanti, ossidiana, vetro. Questo che non penso che riusciamo a farcelo. Se vogliamo, sì. Quindi ossidiana, abbiamo detto che ne abbiamo già. Quanti erano qua? Ne abbiamo già due. E ce l'abbiamo? No. Quindi prendiamo da qua. Mettiamo qui. Chiudiamo l'ossidiana e ne prendiamo 7. 8, una in più. Perfetto. E mettiamo un attimo anche qua, almeno raccogliamo questa energia qui. Prendila tutta però. A posto. E ci prepariamo il nostro bel crafting.
L'ultimo non me l'ha messo. A posto. Adesso dovremmo mettere blocco di diamante, però non ne abbiamo 9, ne abbiamo 4. Cosa possiamo vendere? Allora, penso che possiamo vendere 3 di questi. Possiamo vendere così. Facciamo così, così, sì. Questa roba qui la possiamo vendere. Perfetto. Vendiamo questo, vendiamo questo. Siamo 8.192, perfetto. Perché non gli ho fatto imparare il diamante? Ok, e prendiamo un bel diamante. Li rimettiamo via 5. Possiamo vendere. Uno stack dovrebbe valere un diamante. 128 per 64. In teoria fa 128 per 64, 8.192, perfetto. Possiamo venderne al massimo massi 2. Però è full questo, quindi dobbiamo prendere il nostro Claim Star e trasmutarcelo e vendiamo. E sono altri 2 diamanti. E dovremmo esserci 5, 2, 7, ancora 2. Dove me li prendo? Non si possono mica craftare. Così no. Ah, sì, con l'oro. Bella roba. Dovremmo avere dei diamanti così. Nether iron, nether coal, tin iron. Iniziamo un po' a macerare sta roba. Vediamo qua e intanto la Batbox. Oh, sta salendo, eh? No, sta scendendo. Vabbè. Mangiamoci un pollo. E vediamo di chiudere la puntata. Perché siamo oltre i 20 minuti. Quindi vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. E a iscrivervi se ancora non l'avete fatto. E a commentare. E da Aden è tutto.